Liguria e Toscana, due regioni che si incontrano solo in un punto, in fondo alla Liguria e in cima alla Toscana. E qui ci sono Spezia, Carrara e Massa, tre città che hanno una storia molto più simile di quello che si possa credere. È vero, Toscana e Liguria sono due regioni differenti, ma in quei 30 chilometri, quelle città si sono scambiate tante volte tante cose e tante famiglie si sono incrociate. E dove la troviamo questa storia? Spesso la troviamo nei piatti che ci hanno tramandato le nostre nonne. Partiamo oggi con un nuovo format. Antenna 3, Fishbone Chef e Terrazza Volpi vogliono andare a cercare quelle ricette che ci tengono uniti. Oggi è la prima puntata, partiamo dai muscoli ripieni. Il muscolo ripieno è una ricetta tipica spezzina, però ha trovato vita e nuove evoluzioni in tutta la fascia che va tra Carrara e Massa. Ci sono alcune varianti appunto nelle ricette e andremo a vedere quelle. Quella che però vi faccio vedere oggi sono i muscoli alla spezzina. Diamo un attimo un'occhiata agli ingredienti. Abbiamo chiaramente i muscoli, abbiamo la mortadella, del parmigiano, prezzemolo, aglio, pane che andrà ammollato nel latte, della maggiorana, noce moscata e pepe. Questi sono gli ingredienti per il ripieno. Invece per il sugo dei muscoli abbiamo del pomodoro, sempre aglio e prezzemolo, un po' di peperoncino e del vino bianco. Allora, cominciamo a preparare il nostro ripieno. Io ho messo nel tritacarne il prezzemolo, l'aglio e la maggiorana. Li metto per primi in maniera che la mortadella, quando passa, se li porta via tutti, altrimenti rischierei di perderli, perché sono ingredienti che come volume hanno la minor misura. Vado a mettere la mortadella, i muscoli ripieni, per ultimo il pane che pulisce tutto e poi vado a impastare. Comincio con il procedimento. Una cosa importante, siccome metto i muscoli che sono cotti e li ho conservati nella sua acqua, non mettete sale nel ripieno perché rischiano altrimenti di diventare salati. Perché? Perché l'acqua contiene sale. Aggiungiamo il parmigiano. Usate pure il vostro gusto, quindi non vi do una grammatura. Andate a gusto proprio, poi ogni famiglia dove si sono sviluppate queste ricette ha veramente un gusto proprio, quindi non serve dare misure. Usate la vostra fantasia. Noce moscata. Pepe. Uovo. E a questo punto andiamo ad aggiungere il pane. Strizzatelo perché troppo morbido, cioè troppo liquido, farebbe risultare il ripieno poco lavorabile. E andiamo a terminare. Una volta ottenuto questo, andiamo a lavorarlo amalgamando tutti gli ingredienti. Ecco, io qua comincerei a darvi una piccola variazione. Nella zona di Viareggio, nel ripieno, si utilizza la carne macinata, cosa che mai si utilizzerebbe a La Spezia. Invece, nella zona tra Massa e Carrara, vengono utilizzate le bietole nel ripieno. Questo anche a Spezia, anche nella zona di Lerici, perché poi appunto sono quelle ricette che cambiano da paese a paese e nell'arco di 10 chilometri. Ecco, questo è il nostro ripieno, morbido e pronto per andare a riempire i muscoli. Un cenno storico, solamente per curiosità. I muscoli, la coltivazione dei muscoli alla spezia nasce intorno alla fine del secolo dell'Ottocento, primi Novecento, quando alcuni pescatori tarantini, arrivati nel Golfo di La Spezia per seguire i loro affari,
trovarono un ambiente naturale e videro che era possibile coltivare muscoli. Da lì piantarono delle coltivazioni appunto di muscoli e così è nata la storia dei muscoli spezzini di La Spezia. Pulizia dei muscoli. Allora, il muscolo per cominciare deve essere pesante, non deve essere aperto. Se vedete un muscolo aperto vuol dire che non è fresco, che ha perso la sua acqua e non è buono. Questo è un buon muscolo. Cominciamo ad aprirlo. Ci sono più tecniche, questa è una. C'è una fessura, col pollice tiro indietro, indice e medio spingono in avanti, si apre questa fessura, metto il muscolo, metto il coltello e apro. Cosa molto importante, un consiglio, utilizzate dei coltelli con la punta tonda, perché evitate di bucarvi, questo lo dico per esperienza. Se poi li aiutate anche con dei guanti, sicuramente riuscite ad evitare anche piccole infezioni che i muscoli comunque portano, perché comunque è acqua di mare. Ok, usando questa tecnica vedete la velocità con la quale riesco a aprire i muscoli. Altra cosa importante, una volta aperti, questo lavoro qua, dovete rompere il nervo, levare, se c'è ancora, il bisso, perché una volta rotto il nervo, il muscolo eviterà di riaprirsi durante la cottura. Questo, ecco, quello che vi dicevo prima. Questo è un muscolo che non uso, è un muscolo che è aperto, probabilmente è morto e quindi meglio evitare. Andiamo a preparare ora il sugo dove cuoceremo i nostri muscoli. Io ho tritato qualche muscolo scottato e l'ho messo in olio. Adesso un po' d'olio, ma vado ad aggiungere del prezzemolo, uno spicchio d'aglio tagliato grosso, e a me piace molto, due peperoncini. Due minuti che si insaporisce bene l'olio e vado ad aggiungere il vino, vino bianco secco. Lasciamo il tempo al vino di perdere la sua parte alcolica e andiamo poi ad aggiungere del pomodoro. In estate, se avete la possibilità, utilizzate il pomodoro fresco fatto da voi, aglio, basilico e pomodoro, e poi lo passate. Chiaramente nella stagione invernale utilizzate della conserva che va benissimo. Altro piccolo cenno importante, la stagionalità dei muscoli. I muscoli, un vecchio detto diceva, vanno mangiati solo nei mesi senza la R, quindi maggio, giugno, luglio, agosto. A settembre la stagione dei muscoli comincia a calare. In realtà sì, i muscoli, specialmente quelli della zona, cioè tutti i muscoli, però a Spezia, se volete mangiare i muscoli freschi, giugno, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre si fa fatica. Non è più stagione, diventano piccoli e poi è giusto lasciare anche il tempo alla natura di fare il suo corso. In inverno le reste devono crescere. Sono due modi per cuocere i muscoli. Li potete chiudere, mettere una placca e cuocere in forno senza mettere su, e questo quando li volete congelare e mantenere, perché non è buona abitudine congelare il pomodoro, non è fantastico. Invece, e questo è un modo, si cuociono e poi si congelano da freddi. Noi invece li cuociamo direttamente come se li volessimo mangiare oggi, quindi io ho preparato il mio sugo. Qua ho i muscoli e qua ho il ripieno. Andiamo a riempire i nostri muscoli pressandoli bene.
anche se non sono ancora pronti, io comincio già a sentirne il profumo, perché il sugo stesso è bello saporito. Un'altra accortezza: quando mettete i muscoli nella pentola o anche nella placca, fate in modo che i gusci delle conchiglie si tocchino. Questo è un ulteriore aiuto a far sì che il muscolo in cottura non si apra. Io ho terminato di riempire i miei muscoli, il tegame o la padella è bello pieno, i muscoli sono tutti quanti a contatto e ora possiamo andare alla cottura. Mettiamo i nostri muscoli al fuoco. Piccolo suggerimento: portate di nuovo il sugo in temperatura, che nel frattempo si sarà raffreddato. Una volta che il pomodoro comincia a riprendere il suo bollore, abbassate il fuoco e fateli cuocere a fuoco lento per evitargli dei movimenti o delle vibrazioni che potrebbero portare il muscolo a riaprirsi. Altra cosa importante: se potete, cuocete con coperchio. La cottura deve avvenire al chiuso. Eccoci qua. Allora, andiamo a impiattare i nostri muscoli. Chiaramente è un piatto con del sugo, quindi è preferibile utilizzare un piatto fondo, anche perché comunque vi fate la scarpetta finale. Se non volete sporcarvi le mani e non fare la scarpetta, potete prepararvi dei crostini, magari spolverati con un pochino di aglio, metterli sotto in maniera che quando mettete i muscoli e il loro sugo, il crostino si impregna, prende tutto il sapore, tutto il sugo, e alla fine non dovete neanche, pucciare, dovete solamente mangiare con la forchetta il crostino. Eccolo. Io ripeto, hanno un profumo incredibile. Io direi che la porzione di muscoli è di 8-9 muscoli. Poi diciamo che sono buoni, quindi abbondiamo. Non resta che gustare il piatto.